Con Elastic Color puoi creare quello che vuoi. Collane, bracciali, anelli mondiali. Elastic Color, facili da fare, strabelli da indossare. Elastic Color, la moda fai da te. Color. Ciao, queste sono le istruzioni per comporre i braccialetti infiniti. Prepariamo 12 elastici azzurri, 44 bianchi e 12 blu. Posizioniamo il telaio con le scanalature verso l'alto e cominciamo a posare gli elastici bianchi. Dal perno centrale verso sinistra. E poi su fino all'ultimo perno centrale, scusate. In questo modo portiamo l'ultimo da sinistra verso il centro. La stessa cosa la facciamo dal lato destro. Quindi prendiamo sempre gli elastici bianchi, li portiamo in questo modo, ok? Prendiamo da destra verso il centro. Poi, spingendo sempre giù tutti gli elastici, dovreste avere questo risultato. Poi prendiamo tre elastici blu, cioè tre elastici, uno bianco, uno blu e un azzurro, lì in questo modo li arrotoliamo su se stessi, cioè diciamo ad otto, e li posizioniamo su questi due pioli. Ok. Facciamo questa operazione su tutti i perni fino alla fine del telaio. Quindi. Scusate, delle volte può succedere che saltino via, cioè saltino via degli elastici, e basta solo spingere giù tutti gli elastici bianchi. Ok, andiamo avanti fino alla fine. Scusatemi, mi sono dimenticata di mettere nei primissimi pioli, possiamo dire, gli elastici a infiniti. Questo è il risultato. Ok. Ecco fatto, così. Adesso possiamo girare il nostro telaio e iniziare a mettere. Dobbiamo mettere un elastico bianco a forma di 8, in questo modo, anche con le mani, cioè non fa differenza. Io uso il l'uncinetto perché c'è una cosa più complicata da fare con le mani. Adesso prendiamo il primo elastico bianco e lo portiamo verso sinistra. Il secondo elastico bianco
e lo portiamo verso destra. Ricordatevi sempre di prendere e di selezionare l'elastico giusto e di guardarci prima, perché cioè, l'elastico può, il bracciale può deformarsi quando poi lo tirate su. Questa operazione la continuate fino alla fine. Quindi prendete sempre l'elastico bianco. Ok. Sempre in questo modo. Progressivamente tirate su anche gli elastici dall'altra parte. Ok. Mi raccomando, spingete sempre giù. Siamo giunti all'ultimi in questo modo. Ok. Ok, così prendiamo l'ultimo da sinistra verso il centro. In questo modo. Questo è il risultato. Giriamo il nostro telaio e adesso prendiamo l'uncinetto e un elastico bianco e lo andiamo a mettere come, diciamo, elastico aggiuntivo e nell'ultimo piolo per fissare. Tutti, diciamo, per l'ultima parte della raccolta, possiamo chiamarla. Ok. È un po' complicata come operazione. Adesso possiamo sfilare il nostro bracciale sempre con molta cautela, perché si possono rompere degli elastici, anche se in questo caso, cioè, è molto difficile. E adesso prendiamo una clip per chiudere il nostro bracciale. Prendiamo l'ultima parte. Ok, sistematelo per bene e questo è il risultato. Ciao!